Ciao a tutti ragazzi e benvenuti, anzi bentornati in un nuovo video. Come potete notare non sono a casa mia e non sono neanche nella mia solita postazione, ma sono in un luogo completamente diverso. Sono a Milano in vacanza con... Infatti Quel quadro lì dietro è mio, è un vinile. molto brutto. Allora non so se Nico lo sentite bene perché si rifiuta di venire più vicino per parlare bene al Perché microfono. bisogna avere il metro di distanza da loco. Puzza. Allora, vabbè, lasciamo perdere. Comunque, siamo qua a rispondere alle vostre domande io e Nico insieme. Non sono pagato? Neanche io. Ho qua tutte le domande sul mio telefonino. Nico, vuoi leggerle te o le leggo io? Non so leggere. Le leggo io, va bene. Matte ci chiede dove e quando tu e Nico vi siete conosciuti? Rispondi tu, che vuoi da me? Allora, rispondo prima io per te, va Ma bene? se la risposta è uguale, io ti chiedo, muoviti, Magari mi dai! dimentico cosa. Vabbè, comunque ci Oddio. siamo conosciuti costruendo una città su Minecraft, giusto? Scusa, c'è una corda in questo microfono molto strano. Lascia stare il mio microfono, Sì, te! è vero comunque. Praticamente, Marci aveva assoldato alcuni suoi abbonati per costruire una città. Io non gli parlavo. E Nico ancora non gli voglio parlare in realtà, però mi Nico costringe. era molto timido, non parlava con nessuno. Io ero lì, sciallo, e Nico... Ciao! Non so, scusa, tu vuoi fare a botte? No, ma perché? Va bene. No, ma... Parla, Dove vai? Se n'è andato. Avete visto un suo braccio, mi sa. Ha preso la spugna, mi sta lanciando le cose. No, no, l'acqua no, l'acqua non c'è. Non c'è l'acqua. No! Fermo. Prossima domanda. Questa, Nico, la faccio prima a te, va io bene? vorrei dire che questa postazione per registrare è molto scomoda. Allora, Devo essere pagato. sto registrando col portatile di Nico su un piccolo tavolino e il mio microfono collegato a una caffettiera. È appoggiato su una caffettiera. Esatto. Sporca di polvo. La stai pulendo, vabbè. Certo, perché... Favo01 ci Ciao, chiede: Favo! com'è il tuo rapporto con la scuola, Nico? Come Il vai? mio rapporto con la Sì. scuola? Boh, bene in realtà. Quest'anno l'esame... Ho Stai studiando per iniziato... l'esame, Nico? Allora, scusa, ho una botta al micro... no, però... Come lo stai studiando? Allora, oggi è il 12, c'è tempo. Fra 10 giorni iniziano gli iscritti. Non ti preoccupare, sono bravo a scuola. Ma questo è l'ultimo anno, poi... E com'è andata la pagella di quest'anno? Bene, è stato messo con 45 crediti su 50. Si vede che copi bene, perfetto. Oggi mo. E tu invece? Come è andata la scuola l'anno Allora, scorso? adesso No, vi adesso mostro la mia rispondi tu. pagella. Adesso No, rispondi. adesso, ad Adesso rispondi. appunto, mostro Devi dire la pagella. tutto l'anno Sì, scorso. mostro la pagella. De non la vuole vedere nessuno la tua pagella. Dove Muoviti. è la mia pagella? Non la vuole vedere Eccola qua, nessuno. eccola, guarda la mia pagella. Ho preso 7, 8, 8, 9, 8, 7, 7, 8, 7, L'oco ha sufficiente in comprato questo religione. oggi. No, 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 non è mia, era già qua in questo appartamento. E in comportamento Non gliene 9. frega niente a 9 in nessuno! Di comportamento! l'anno scorso! Vai, passare subito alla terza domanda. Andre M93 ci chiede: ciao Loco, e anche ciao Nico. Però la saluto me, non la saluto te, quindi a nessuno gli frega niente te. La mia Ah, io domanda non è: rispondo allora. no, no, anche ciao Nico ha scritto. No, Sì, non glielo no, no, l'ha rispondo. scritto. Sei qua con me, non ti ho rapito. Stai zitto. Quanto ti diverti da 1 a 10 a registrare i video su Minecraft? Rispondi prima Io? te. Sì. Aspetta, da solo o con loco? Entrambi. Prima da Da solo, poi con solo? Loco. Allora, abbastanza. Da solo direi 9 e mezzo. E con Loco invece? Con loco, visto che la metà di video finisco per arrabbiarmi, direi 4 più. Allora, io quando registro i miei video da solo mi diverto 9,9. Con Nico mi diverto 1. Guarda, sei un falso, perché almeno i miei video sono sempre tutti pronti. Allora, Confermiamo loco. Lui no, inizia il video e fa: no, oh, non funziona. Oh, non allora, va. l'ultima volta anche te non ha funzionato un video, o mi sbaglio? Guarda, uno contro quanti? 10? Non è che faccio così tanti video, Hai sai? ragione, Quindi, scusami. no. Vabbè, prossima domanda. Questa è solo per te, Nico. Gix amico ci chiede: quanti V-Bucks hai su Fortnite? Allora, Però guarda. io la rigiro. Quanti soldi hai speso su Fortnite in tutto? Allora, quanti V-Bucks ho te lo posso dire esattamente perché prima di partire ho aperto il gioco e ne avevo 520 Ok. precisi. Ma Quanti quanti soldi hai soldi ho speso in speso tutto? su Fortnite? Boh, non più di 200, 280? Un po' di più secondo No, me. no, di Sì, più sì, no, sì. di più no. L'ho contati l'altra volta, erano tipo 180. Sono un sacco, Io tornando ho indietro non li farei. speso 5 euro. Ma non è vero. Ho speso 5 euro su Ma Fortnite. non è Non ho mai vero. comprato nulla. Me Ma non è l'hanno vero. tutte regalate. Marci. Io almeno non faccio la carità. Mi compro da solo. Questa parte la tagliamo. Questa parte la lasciamo. Questa parte la taglierò. Mando lo strike. X07 Pro Max ci chiede: farai Non è l'università o un ti... iPhone?
No, è un Samsung. No, quello che ha fatto la domanda. Non so perché. Vabbè, non Ah, capisci il neanche Pro cazzo. Max. Ah, ok. 07, sì, è un iPhone. iPhone X 07 Pro Max, perfetto. No, no, c'è bottiglie. Piovono bottiglie. Piove un po' pette. Farai l'università o ti fermerai al liceo? Ma è una domanda, Nico? Io non lo Io non so. faccio un liceo, faccio un ITIS. E comunque io no, non andrò all'università. Nico, tu? Non lo so, il prossimo anno si fa un anno. Sabbatico? No, no, non è sabbatico, perché alla fine è su YouTube, poi si vedrà. E questa è una La bottiglia. smette di lanciare le cose? Vabbè, È una bottiglia. sta zitto. STB2317 ci chiede: la smetti di toccare tutto? No, parla tranquillo. Vabbè. Che genere di film guardate? Io non guardo film. Allora, io di solito guardo film o di animazione, anime in generale, Madonna. oppure. No, scusa. Ma perché? Ho sentito odore di caffè, mi ha turbato. È ovunque il caffè qua. Oppure mi guardo film supereroi come la Marvel così. Sì, poi dopo Marci gli fai domande e non sa rispondere. Non mi ricordo tutte le memorie, ho la memoria proprio a termine io. In realtà è Oppure. un falso, guarda soltanto gli anni. Allora, Nico dice cose che non si possono dire. Io gli dico la verità e Loco non vuole ammetterla. Come Nico che porta dei libri qua e poi non li vuole più perché gli fanno schifo i libri, quindi li lascia in giro a No, caso. non, vabbè, Sì, zitto. rimaniamo così, vabbè. Ma se premo questo si accende la macchina del caffè? Oddio, Se premi questo, penso che il mio microfono esploda. proviamo. No, no, no. Cosa ha fatto? Quest'arco è qua dentro dal 2009? Sì. È schifo. Taff11Q ci chiede: perché hai iniziato a fare YouTube, Nico? Perché cosa ti ha spinto a fare No, YouTube? rispondi prima tu. Sto guardando un video, scusa, adesso Ma... voglio la tua reazione. video non si può far vedere. Comunque, io ho iniziato a fare YouTube perché fin da piccolo ero un grandissimo fan di tantissimi YouTuber che giocavano a vari videogiochi. Mi sono sempre detto: voglio farlo anch'io da grande. Non ci sono riuscito. Però. Poi è arrivato una persona, una luce, come quella che mi si punta in faccia adesso sto diventando cieco. Quella luce è Marci, non spegnere la luce. Ha spento la Ho luce. detto che gli dava fastidio. Sì, ma non si vede nulla poi. Ora è Aspetta, così accesa. va No, meglio. scusa, è che non abbiamo pagato la Accendila. bolletta. Non è nostra la casa. La bolletta. Ha Oh. spento l'altra. Vabbè. Scusami. Devi rispondere. Sto pensando. Quella persona. Scusa. Quella persona era Marci. Che mi ha convinto, mi ha spronato, mi ha aiutato. Stanno smontando il set, che se non ti muovi. Mi ha spronato a fare YouTube. Prima le live ho C'è il iniziato. Demogorgone. Cos'è Vabbè, Demogorgone? questo è Non ignorante. guardo Stranger Things io. Mi ha spronato prima a fare le live e poi a fare video. Adesso sono arrivato qua in questo punto insieme a questa brutta persona. Beh, brutto, voglio uno schiaffo. Ma che... No, Oh, scherzo, scherzo, scherzo. Aia, che male. Rispondi da questa oh. domanda. No, non, io non rispondo più. Perché hai iniziato a fare Se non YouTube? mi paghi, non rispondo più. Mi E cosa vuoi? avvalgo della facoltà. Non toccare il mio caricatore. Ti pago con Rimettilo a questo. posto. Io non rispondo più. Dai, Mi avvalgo della rispondi! facoltà e non rispondo. Perché hai iniziato a fare YouTube? Ma Perché non volevo parlare con te, quindi almeno faccio YouTube e parlo meno con te. parliamo lo stesso, fai video solo con me, te. Va bene. Ok. Ti pongo questa domanda, è Ok, mia. no, io non rispondo. No, Perché io non fai rispondo. video solo con me? Io non rispondo. Perché fai solo video Io con non me? rispondo. Rispondi! Visto? Non volevo rispondere a questo. Vabbè. Passiamo alla prossima. Questa mi piace, l'ho scelta apposta. Elencate tre pregi e tre difetti uno dell'altro. I difetti ce li ho già pronti, avevo già pensato prima di questo video perché sapevo che Vabbè, avresti chiesto questa domanda. inizia te allora, forza. Allora, vogliamo parlare di Loco quando deve pagare le cose nei ristoranti? Che lui deve essere sempre quello speciale, perché no, tra amici si dice dividiamo il conto per 6 se sono 6 amici. Se c'è Loco no, dovete fare il conto, Loco paga le sue cose e il resto si divide per il resto delle Allora, persone. se io prendo una pizza e voi prendete una Guarda, tagliata. guarda, Altri no. due difetti? Dove sono? Altri due difetti? Allora, un altro difetto è che sei un rompiballe, Mi piace come si argomenta può dire? molto. Sì, si può dire, Dai, si può dai. Sì, si può dire. dire. E poi l'altro. Io i pregi non te li dico, cioè non li conto. Anche tre pesi Devo devi pensare. Vabbè, fammi pensare un pregio intanto. È una. Fai tanto parlo perché io qua. Wow. Allora, inizio io a dire tre pregi e tre difetti di Nico. Tre Ma se i difetti. pregi non ci sono, cosa bisogna Ci sono dire? molti pregi di Loki invece. Ma cosa Solo bisogna che dire? non li trovi. Io. Tre difetti di Nico. È permaloso. Ok, io. Sei super permaloso. Ok, Google. Sei molto timido, non si vuole mai far vedere in faccia. Mi puoi elencare dei difetti e dei pregi da dire a una persona? Scusami. Stai cercando le risposte su Google. No, Come no? no. Una, parla tranquillo tu. E il terzo difetto è che è troppo brutto. Tua mamma. Non posso finire questa.
Sì, tu mi Io accusi. la tengo, a massimo insultano te. Allora, qui dicono appassionato, però non lo sei, intraprendente non lo sei, affidabile No, no. sono affidabile. Affidabile, Sono sì, certo. affidabile. Creativo, ma insomma, Sei creativo, lo sono. costante, costante proprio, tanti paziente, non però versatile, non so cosa voglia dire. Ambizioso? Allora, ok, Ambizioso lo sono, sono ambizioso. ambizioso, perfetto. Autonomo, non penso proprio, non sa fare le miniature, deve sempre chiedere a Nico 3005. Ma non è vero! Calmo, no. Carismatico, no. Come no? Forza, competitivo. Sono competitivo, Competitivo, perfetto. vedi tu se è. Sì? Razionale, ma Come no? lascia stare. Educato, direi proprio di no. Perfezionista, direi proprio di no. Organizzato, direi proprio di no. Ma Scusa, ma come questo no? sito non è fatto per te comunque, tutto cavolo tuo. Critico? Boh, Sì, sono no. molto critico, Ma perfetto. pure. Adesso devo dire tre pregi di te. Sei costante? Non puoi utilizzarle Sei male questo qua. organizzato? Guarda che sei. No, è vero, però sei organizzato, sei costante e Vuoi sei usare un costanzo. tatuaggio? Sei costante, costanzo e Va organizzato. bene. Prossima domanda. Fanpage Mista ci chiede: quando hai iniziato, avresti mai pensato di avere la community che hai oggi? Nico? Ma perché devi rispondere prima? Vai tu. Ah, risposto sempre, però rispondo io. Sinceramente no, non mi sarei mai aspettato di avere tutto questo affetto nei miei confronti e questa cosa mi piace tantissimo, anche quando magari mi fermano per strada, mi chiedono la foto, mi salutano, è davvero, mi piace tantissimo. Tecnico invece che non ti Puoi ferma nessuno, raccontare, non ti riconosce puoi per nessuno. favore raccontare quello che è successo ieri dove ci hanno fermato marci, tu sei rimasto per. Allora, praticamente, succede così, eravamo al centro commerciale ad Arese insieme a Marci e Nico. C'è diversi ragazzi, tante volte, fermano Marci e chiedono: tu sei Marci? Sì, facciamoci la foto, va bene. Nico intanto scappa, corre via, perché non vuole farsi riconoscere. Io rimango lì come un palo. Lo guardo, lui mi guarda, e se ne va. Insomma, non ha riconosciuto Loco. Loco è rimasto lì per fare la foto, ma non è stato Allora, riconosciuto ed è rimasto lì a fare un palo. intanto alcuni mi riconoscono. E hanno riconosciuto anche te. Una persona ti ha riconosciuto. Cioè, magari ha pensato: ma quello è Nico. È proprio Vabbè, cosa brutto. stavamo Non dicendo? mi ricordo. Ah, Nico, quando hai iniziato? Avresti mai pensato di avere la community che hai oggi? Ma io ho iniziato facendo live su Twitch perché mi annoiavo durante la quarantena. Ma non rispondi alla mia domanda! Vuol dire no, non me l'aspettavo. Ho iniziato perché mi annoiavo durante la Accendi il quarantena. condizionatore che fa caldo! Senti il condizionatore, aspetta, facciamo così Bravissimo. perché forse No, qui c'è no. meno caldo. Aspetta. Devi accendere il condizionatore. Non spegni anche l'altra luce. No, tu fai il video. Ma come fa? Non si Ciao. vede nulla. Ma che qualità brutta il tuo Mac? Siamo. L'ho chiuso la chiave. Non Non puoi puoi uscire. scendere. Accendi la luce. Non posso Non puoi scappare. scappare in nessun Mi hanno modo. rapito. Esatto. Questa è la domanda che io volevo. Rocky Boom ci chiede: Rocky Balboa? proprio lui. Come ti chiami realmente? No, dai, non voglio dirlo. Lui Allora, si io mi chiama. chiamo Nicolò, ma essendo nato prima, io sono il vero Nicolò. Lui invece mi ha copiato il nome. Non è vero! Facile, Allora, palese. io e Nico ci chiamiamo nello stesso modo. Non mi chiamo né Christian né in altri. Né Rocco. Io mi chiamo Nicolò. Lui si chiama Nicolò. Io mi chiamo Nicolò. Lui non si Facile. chiama Nicolò, lui si chiama Loco. Loco è il mio nickname. Io Non. mi No, chiamo tu sei Loco Balboa. Nicolò Nicolò sono io. Lokis. Sono Non io. fa casino. Io mi chiamo Nicolò Lokis. Tu No. sei Nico 3005 o No. Nico punto. No. Sì. Ivy005 invece ci chiede: per Rocco, sei mai stato riconosciuto da qualcuno dal vivo? Come ho detto prima, sì, anche se non sempre mi passano in parte, riconoscono Marci, non riconoscono me. Però a volte sì, sono stato riconosciuto anche davanti a casa mia, sono stato riconosciuto più volte. Che fortuna. Abita in campagna, l'avrei conosciuto una lepre Non probabilmente. abito in campagna! Tu dove abiti, Nico, invece? A casa mia. A Dove abiti? casa mia. Casa mia, casa tua dov'è? A casa mia. In che Devo posizione si dirti a casa trova? mia nuova. Va bene, andiamo via. In quale città si trova? Prossima Ciao. domanda. Questa l'ho scelta apposta per te invece. Pensa un po', che Fede7io fortuna. ci Ciao Fede, chiede: io. un insulto creativo all'altro. Ma Inizio te. scusa, abbiamo fatto da poco il video delle frecciatine. Vabbè, no, un insulto creativo. Devo cercare su Google. Ma che. Ma vabbè, allora cerco anche su Insulti Google. creativi da fare al tuo peggior nemico. Insulti molto cattivi. Il cervello di certe persone è come l'isola di Peter Pan. Non c'è. Mamma mia, questo è proprio cattivo. Questo lo facevo io alle elementari, forse. No, quando è Ah, uscito Peter vediamo Pan. se sei bravo, vai, insultami! Non mi prende internet, purtroppo. Perché Cioè, sei vorrei troppo mostrare. stupido! Attendi un istante. Non fa, quindi mi dispiace. Mi viene. Non ci sarà il mio insulto. Io non sono una persona così.
Io insulto solo se c'è un motivo, non sono come loro. Nico non vuole farlo perché scadrebbe nel volgare. Ma no. Quindi è meglio se non parla. Non sono io quello bippato in tutti i video di Marci Games. Ah. Questa parte vediamo. Cristiano ci chiede: cosa ne pensi delle gambe con Marci, Nico e Buddy? Le gambe? Legame. Che legambe? Delle gambe? Delle legame. Allora, è un legame molto forte che si è formato nel corso del tempo. Abbiamo iniziato a fare video per gioco quasi. Perché mi fai vedere quel video? Poi rido. E comunque è iniziato tutto per gioco. Siamo diventati amici piano piano. Abbiamo costruito un legame molto forte. Ed è davvero... Purtroppo c'è anche Nico in questo legame. Vorrei avere questo legame solamente con Marci e Buddy, ma purtroppo c'è anche Nico, questo è l'unico difetto. Tu Nico cosa pensi del legame con Marci, Loco e Buddy? Allora, io intanto vorrei togliere fuori da questa frase Loco. Il legame con Marci e Buddy è bello, ci sta, poi questi giorni siamo anche divertiti molto. Loco è un po', come si dice, tipo quando fai un piatto e metti tipo il basilico sopra il ragù, quello che scansi sempre, quello che non serve. Cioè tu lo prendi, lo metti da parte e mangi la pasta, però il basilico lo lasci lì, capito? Ecco, questo secondo me è un paragone abbastanza funzionale. Però il basilico lo togli, ma senza di quello non c'è sapore. Ma in realtà, guarda, va bene anche senza basilico. Non c'è sapore. Ma in realtà... Stai zitto! Vabbè. Sai che ho ragione, questo ti dà fastidio. Ora spengo la luce, ciao. Siamo arrivati alla... Accendi quella luce, siamo arrivati alla penultima domanda. Perché si fulmina la lampadina? Sarebbe un problema. E dovresti pagare a te. No. Roberto ci chiede... Quindi ancora soldi. Zitto. No, appena stiamo registrando questo video mi deve ben 340 euro. Solo per l'appartamento, perché no. L'appartamento costa molto, no, e per la cena, no, di ieri. E poi? Basta. No. Taglia. Roberto ci chiede, questo domanda è solo per te. Nico, i tuoi compagni di scuola sanno chi sei? No, l'ho già detto 40.000 volte, non lo sa nessuno eccetto, penso... Il tuo migliore amico lo sa? Sì, dai, se vogliamo sì, lo sanno tre persone. Non sono io il tuo migliore amico? No. Come no? No. A parte che... Non piace il concetto di migliore amico perché, cioè, a parte questo, basta! No, togli quel video! Non mi piace il concetto di migliore amico perché vai a denigrare, cioè, ne, tipo, ne gratifichi uno, ma vai a denigrare gli altri. No, ma che ci sono più migliori amici? No, io non ho mai detto che c'è un migliore amico. Non mi piace il concetto di migliore amico. Io, Nico, siamo arrivati all'ultima domanda. Non io mi questa non la rispondo ragazzi, perché Loco me l'ha già detta e gli ho detto di non farla perché la risposta è no. Quindi vado in bagno. Io ho chiesto queste domande su Instagram, sono tutte vostre. Il 50% delle domande. Era la Nicolokis, è reale? No, vediamolo di nuovo. No, tieni qua. Adesso io vi darò la vera e propria risposta. Dai, non fare di no, tieni qua. Tieni uno anche in testa. Sparato. La risposta è che la Nicolokis è la risposta. La domanda, se la Nicolokis è reale, è la risposta è no.